Nel giorno dell'insediamento di Obama al suo secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ambasciata americana ha ospitato una reunion di alumni di Amerigo. L'inaugural watch party è stata l'occasione per assistere alla diretta da Washington e per condividere le esperienze vissute in America. Io ho avuto il piacere di andare nel 2002, se non sbaglio, a fare un programma sulla politica estera e difesa, nella quale potei ascoltare sia voci di maggioranza che di opposizione con una maniera molto saggia di porre il proprio paese e di costruire fiducia all'estero con persone che vivono all'estero verso il proprio paese. Nel 2007 ho partecipato al Benjamin Franklin Transatlantic Initiative, un programma promosso dallo State Department, in cui si trattava di passare 3 settimane negli Stati Uniti. Era un gruppo di 35 studenti provenienti da diverse nazioni del mondo e si trattava appunto di integrazione e studi anche di diritto, di come si vive negli Stati Uniti. È un alumni association, ovvero un'associazione di persone che non necessariamente la pensano allo stesso modo, ma che hanno tutte in comune una stessa esperienza di scambio culturale con gli Stati Uniti, un'esperienza di vita reale. L'insediamento e il giuramento del presidente americano è un avvenimento sacrale della storia americana, perché nel presidente è tutto concentrato alla identità di un popolo, l'identità di una nazione. All the people from Amerigo that are represented here are people who know America, who have studied in America, who are tied to America. We are delighted to be able to celebrate America with them because in many ways they're part of it. Il programma che ho fatto è un IV, un International Visitors Program, ed è stata un'esperienza straordinaria perché ho avuto la possibilità di affrontare il tema della desertificazione industriale, gli industrial voids, e la valorizzazione dell'immigrazione, che oggi sono quanto mai attuali in un paese come il nostro. L'importanza di essere qui oggi è data dal fatto che è iniziata un'era nuova, io mi immagino, in cui al centro è appunto quello che ha detto il presidente Obama: we the people, la gente. It's a wonderful opportunity for us all to get together and remember what America is.